Buongiorno a tutti i presenti e a coloro che ci stanno seguendo in diretta dalla Web TV della Camera per la presentazione di questo 43esimo dossier del Centro Studi Machiavelli, realizzato con il contributo dell'Augustus Foundation, che colgo l'occasione per ringraziare. Il dossier di oggi, redatto da Pietro Orizio, che è qui seduto alla mia sinistra, riguarda il fenomeno dei piloti occidentali, ex piloti occidentali militari, che vengono arruolati dalla Repubblica Popolare Cinese, commissione di addestramento, consulenze, fenomeno che ha destato in molti paesi occidentali allarme e preoccupazione per la sicurezza legata alle dottrine e alle generali capacità delle nostre aeronautiche che potrebbero essere in questo modo trasmesse alla Cina, che sappiamo negli ultimi decenni, in ambito non solo militare, ma pensiamo anche a quello tecnologico, a quello economico, è stata spesso molto capace di sottrarre o comunque in qualche modo impossessarsi del know-how del savoir-faire occidentale. Quindi ora darò la parola all'autore Pietro Orizio, che è un redattore di Analisi Difesa, il quale ci spiegherà i contenuti, ci darà un riassunto dei contenuti del dossier, che ricordo anche presenti in sala e disponibile in formato cartaceo per chi volesse avere una copia. Dopodiché daremo la parola all'onorevole Paolo Formentini, vicepresidente della Commissione Esteri, che ringrazio ancora per essere qui presente. Prego Pietro per il tuo intervento. Buongiorno a tutti. Negli ultimi anni, e in particolare dall'autunno scorso, sono emersi numerosi casi di ex piloti militari occidentali reclutati dall'aeronautica della Repubblica Popolare Cinese. Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Australia, Nuova Zelanda, Canada e Germania, per ora i paesi coinvolti. Ed è proprio il caso di dire per ora, visto che la situazione è in costante evoluzione. Le ultime notizie sono di inizio settembre e riguardano indagini in corso su tre ex piloti canadesi. Quella lanciata da Pechino è una vera e propria campagna di scouting focalizzata sulle cosiddette grey beard o barbe grigie, vale a dire sull'arruolamento di ex piloti militari occidentali dalla lunga esperienza da impiegare come addestratori per i propri aviatori. I casi più significativi sono quelli che hanno riguardato la Germania e la Gran Bretagna. Un'indagine, un'inchiesta della televisione tedesca di giugno di quest'anno ha acceso i riflettori su una manciata di ex piloti della Luftwaffe che dietro laute ricompense si sono trasferite in Cina come istruttori. Attraverso i loro servizi, Pechino sarebbe interessata a sviluppare nei propri piloti il cosiddetto Mission Command, vale a dire il comando decentralizzato tipico della NATO, caratterizzato da una certa libertà individuale e responsabilità nel compimento della propria missione. I cinesi sarebbero interessati anche alle operazioni aeree composite, vale a dire come la NATO riesce a raggruppare tutta una serie di tipologie diverse di aereo per obiettivi specifici. Immaginiamo un'eventuale campagna militare contro Taiwan richiederebbe sicuramente una gran quantità di attività di pianificazione ed esecuzione, nonché l'impiego di tutta una serie di diverse tipologie di aereo e di sistemi d'arma. Si è parlato di baby pensionati in riferimento a questi piloti tedeschi perché sostanzialmente si aggirano tutti sui 40 anni. Quando i riflessi e la vista cominciano a calare, è una pratica abbastanza diffusa nell'aeronautica tedesca, piuttosto che finire dietro una scrivania, questi piloti che sono abituati a una vita molto intensa decidono di congedarsi e si mettono al servizio di società private che continuano a collaborare comunque con le forze armate tedesche piuttosto che della NATO o di altri paesi. Ben più consistente e numeroso è il fenomeno che ha interessato la Gran Bretagna quando
a partire da circa dal 2019 sono stati circa una trentina gli ex piloti britannici ad essere reclutati dai cinesi. Rispetto ai tedeschi stiamo parlando di professionisti ultra cinquantenni, quindi gente che ha volato su aerei che ormai sono datati, ma sono comunque funzionali a comprendere le modalità d'azione della NATO e quindi consentire di elaborare determinate tattiche e strategie e, in grado di fare la differenza in caso di combattimento. Agli ex piloti di Sua Maestà sono stati corrisposti stipendi fino a 280.000 euro all'anno. Le Figaro ha parlato di un ex pilota della Marina francese imbarcato sulla Charles de Gaulle a cui i cinesi avrebbero proposto un contratto di 3 anni a circa 20.000 euro al mese. Se consideriamo che la Francia assieme agli Stati Uniti e alla Cina stessa è uno dei pochi paesi che impiega le catapulte per il decollo degli aerei dalle proprie portaerei, possiamo ben capire che il profilo di questo pilota è apparso per Pechino immediatamente interessante. Alla fine sembrerebbe che questo pilota ha declinato l'offerta per integrità morale e anche per un certo timore delle conseguenze di tale azione. Il primo pilota ad essere reclutato dai cinesi parrebbe essere Daniel Edmond Dagan, un ex pilota del Corpo dei Marines degli Stati Uniti. Congedatosi nel 2002 dopo 13 anni di servizio come pilota di Harrier e istruttore, Dagan si trasferisce in Australia, paese di cui otterrà la cittadinanza rinunciando a quella americana. Nel corso degli anni Dagan fa la spola tra diversi paesi, si trasferisce anche in Cina e sostanzialmente continua a lavorare in ambito aeronautico per conto proprio o per conto di società private. Nel 2017 viene accusato da un gran giurì degli Stati Uniti di aver passato ai cinesi tutta una serie di informazioni sensibili e anche di competenze. Nella fattispecie avrebbe insegnato i cinesi ad appuntare sulle portaerei. Inoltre avrebbe riciclato i proventi derivanti da tali attività. Il 21 ottobre del 2022, rientrato in Australia dalla Cina, viene immediatamente arrestato e trasferito in un carcere di massima sicurezza. In attesa della procedura di estradizione, i suoi avvocati hanno presentato ricorso, sostanzialmente interrompendo, comunque bloccando la procedura. L'ultima udienza si è tenuta martedì e si è conclusa con l'ennesimo rinvio, stavolta al 24 maggio 2024, quindi siamo proprio nell'estrema attualità. L'intera vicenda pare ruotare attorno a un certo Subin e a una società sudafricana, la Test Flying Academy of South Africa. Subin è un cittadino cinese, nonché dirigente di una società di Pechino, la Loadtech, che aveva un ufficio anche a Vancouver. Ed è proprio in Canada che nel 2014 Subin viene arrestato ed estradato negli Stati Uniti con l'accusa di aver raccolto materiale da passare ai cinesi sugli aerei F-35, F-22 e C-17. Reati, tra l'altro, che lo stesso Subin confessa di aver commesso. Nel 2016 viene condannato a 46 mesi di carcere, salvo poi essere scambiato l'anno successivo con una coppia di cittadini canadesi trattenuta in Cina per spionaggio. Tornando al nostro Dagan, durante il suo soggiorno in Cina è risultato residente allo stesso indirizzo della Loadtech, la società appunto di Subin. Inoltre è emerso che sia Dagan che Subin che la Loadtech hanno ampiamente collaborato in passato con la Test Flying Academy of South Africa, che è appunto questa società sudafricana accusata di aver addestrato i piloti cinesi e di aver reclutato quelli occidentali. Il meccanismo che è stato possibile ricostruire in maniera abbastanza approssimativa prevede sostanzialmente dei veri e propri headhunter governativi a cui spetta di selezionare insomma i piloti dai profili maggiormente interessanti.
Successivamente aspetta sempre loro di contattarli tramite mail oppure avvicinandoli ai vari eventi dell'industria della difesa. In quelle occasioni vengono proposte a questi piloti dei contratti, delle opportunità di lavoro apparentemente innocue e legali. I piloti che poi decidono di accettare queste attività lavorative, oltretutto la maggior parte, si trova a farlo in maniera inconsapevole, nel senso che ovviamente sanno perfettamente che stanno firmando un contratto, che si metteranno a lavorare per queste società, ma non riescono a capire fino a che punto, in che situazione si stanno mettendo. Abbiamo poi queste società che li contrattualizzano, che sono società private o delle società che sono controllate dal governo cinese. E a seconda dei casi possono venire immediatamente impiegati per l'addestramento dei piloti cinesi oppure ne viene facilitato il trasferimento in Cina verso strutture militari. La campagna di scouting cinese ha sollevato sicuramente numerose preoccupazioni nei governi dei paesi coinvolti, obbligandoli a istituire delle commissioni d'inchiesta interministeriali e intergovernative al fine di valutare l'efficacia degli attuali impianti normativi e eventualmente adottare delle misure più stringenti o ad hoc. Attualmente la contromisura più efficace, a detta del maresciallo dell'aria britannico Mike Winston, sembra essere la decisione di Londra di rendere pubblica l'intera vicenda e accusando direttamente Pechino. Questo, secondo gli inglesi, avrebbe portato tutta una serie di piloti britannici a contattare le autorità e a denunciare di essere stati avvicinati. Quindi, proprio come dicevo prima, molti non si rendono conto della situazione in cui si sono cacciati. Quindi risulta fondamentale ed importante un'ampia e soprattutto capillare consapevolizzazione sul fenomeno, che poi sostanzialmente è l'obiettivo di questo dossier. Altri paesi invece si sono mossi in un altro senso, focalizzandosi sulla valorizzazione dei profili dei vari veterani. Ogni veterano, ogni pilota che decide di togliere la divisa si porta presso un bagaglio culturale ed esperienziale decisamente importante e delicato. E quindi molti paesi sono intervenuti ovviamente ove possibile, aumentando gli stipendi, introducendo dei bonus e migliorando delle condizioni di servizio. Tutto questo per ridurre l'attrattività del settore privato, comunque di altri soggetti. Vi sono poi tutta una serie di altre misure preventive o sanzionatorie, come possono essere gli accordi di non divulgazione, di segretezza, l'attenzionamento di soggetti a rischio, le varie licenze tipo ITAR americano, eccetera, eccetera, oppure anche repressive come la blacklist, sanzioni, multe e veri e propri arresti. Al momento l'Italia non pare essere stata compromessa. Il numero di piloti che decidono di togliersi la divisa e di mettersi al servizio di società private o di paesi esteri è ancora allo stato embrionale. Tuttavia, al momento pare che abbia prevalso il patriottismo, l'integrità morale, insomma, si è cercato di stare nei casi che sono emersi nella legalità. Comunque esiste veramente poco o nulla che impedisca a qualcuno di mettersi al servizio di competitor su di regimi autoritari. Grazie dell'attenzione. Grazie Pietro Rizzio per questa spiegazione dettagliata, riallacciandomi a quello che diceva in conclusione. Sicuramente una fortuna è che parliamo di un bacino da cui può pescare Pechino di persone che per la natura della loro professione che hanno svolto hanno sicuramente mediamente degli elevati valori morali di patriottismo e quindi anche di considerazione di quello che è l'interesse nazionale, e da questo punto di vista semplicemente porre il problema, informare e sensibilizzare può già costituire un deterrente sufficiente, anche se correttamente, come veniva spiegato, è giusto che
le forze armate e i governi dei vari stati esplorino anche delle ulteriori possibilità per arginare sul nascere questo fenomeno. Ora vorrei chiedere a Paolo Formentini, che ricordo è vicepresidente della Commissione Esteri, la sua opinione su questo fenomeno, più in generale ci dirà anche qualcosa sui rapporti con la tra la Cina e l'Occidente. Prego. Grazie, grazie al dottore, grazie a Daniele Scalea, è un utilissimo approfondimento, un dossier interessantissimo, un tema poco conosciuto in Italia sul quale è giusto accendere e portare l'attenzione. Purtroppo temo che tra le tante misure di deterrenza, contromisure citate dall'autore, ne manchi una, e l'ha evocata Daniele Scalea, però con un certo ottimismo che io non ho, ed è il crollo nell'Occidente della consapevolezza dell'appartenenza all'Occidente stesso, dell'orgoglio di appartenere all'Occidente e della difesa dei nostri valori. Ecco, la contromisura vera dovrebbe essere questa, non dovremmo neanche parlare di questi casi. Dovremmo sapere che pericolo corriamo, che cos'è la Cina. Purtroppo non lo sa l'opinione pubblica ed è preoccupante sentire, come è stato appunto appena detto e dimostrato, che ci sono casi di piloti occidentali che vanno a distruggere i piloti dell'aeronautica cinese e li vanno a preparare, come è stato detto ed è evidente, per operazioni su larga scala e complesse alle quali non sono ancora pronti, per fortuna, anche se si stanno quotidianamente esercitando nei cieli vicino o di Taiwan, che dir si voglia, e quindi questo una volta sarebbe stato semplice definirlo tradimento, altro tradimento, si è parlato di patria, madre patria, integrità morale, patriottismo, sì, però se noi non sappiamo più chi siamo è facile per soldi poi cedere alle lusinghe, e se lo fa un cittadino normale ovviamente ben alta pericolosità se lo fa un pilota di caccia che insegna tattiche magari anche NATO all'aviazione cinese. Ecco, dicevo, è solo un aspetto questo, perché in realtà noi non siamo più consapevoli di chi siamo, di che valori vogliamo difendere, e da questo tutto discende. È una competizione globale, una competizione sistemica, quella con la Cina, adesso lo abbiamo capito quasi tutti, però arriviamo tardi, arriviamo con poca fiducia e quindi il quadro è molto fosco. In questo si può inserire il nuovo dialogo che vediamo essere in corso tra Stati Uniti e Cina, col probabile incontro a breve tra Xi Jinping e Biden. Vedremo, vedremo. I punti critici restano e l'Indo-Pacifico è il cuore. Ho la fortuna di poter presiedere proprio qui alla Camera un apposito comitato sull'Indo-Pacifico che è stato appena creato proprio per indagare quali siano gli scenari geopolitici, geostrategici dell'area, ma riferiti anche a una possibile e auspicabile presenza italiana sulla quale stiamo lavorando. Lì si decideranno le sorti del mondo, si decideranno le sorti delle nostre democrazie, della libertà stessa. Bisogna esserne consapevoli e a mio avviso bisogna difendere Taiwan, perché la lezione di Hong Kong non deve essere dimenticata. Da una parte dovrebbero esserci la libertà, le democrazie, i diritti civili, dall'altra ovviamente c'è un modello fortemente autoritario dove è in corso un'involuzione con Xi Jinping, e questo dovrebbe spaventarci, portarci a essere più consapevoli. Continuiamo con studi come questo presentato oggi a tenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica, a cercare di risvegliare i nostri concittadini prima che sia troppo tardi. Grazie. Grazie anche a Paolo Formentini. Se ci sono delle domande per i nostri relatori, saranno più che lieti di rispondere. Nel frattempo ne vorrei fare io una a Pietro Orizio, allargando un po' il campo. Vediamo che la Cina, sotto molti aspetti della sua forza militare, sta avvicinandosi a quello che è il livello degli Stati Uniti. L'obiettivo ovviamente è raggiungere la parità, o addirittura superarlo. Lo sta facendo,
si è parlato molto del campo, soprattutto della Marina, si è prestata forse meno attenzione al grande pubblico anche dal montare delle capacità nucleari anche della Cina, del suo arsenale strategico che sta aumentando considerevolmente e ha superato quei livelli di deterrenza minima su cui puntava precedentemente. Ormai si può considerare un attore sulla stessa scala della Russia o degli Stati Uniti. Ecco, a livello particolarmente dell'aeronautica, più in generale delle forze armate, a che punto è la Cina? Quanto si può considerare vicina a quelle che sono le capacità degli Stati Uniti e di altri paesi occidentali? Più che indicare a che punto sia arrivata la Cina, la cosa molto preoccupante è che, soprattutto nell'ultimo periodo, la Cina si è rivelata veramente aggressiva e con mire espansionistiche che non perde occasione di manifestare. Per esempio, sempre di questa settimana, il filmato fatto circolare dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti di tutte le intercettazioni aggressive che gli aerei cinesi hanno fatto a scapito danno di quelli americani. Per non parlare delle continue violazioni dello spazio aereo di Taiwan che sono aumentate costantemente e soprattutto con una certa aggressività, con una maggiore aggressività negli ultimi 2 o 3 anni. Inoltre c'è anche da segnalare il fatto che rispetto ai grandi numeri su cui giocava molto prima la Cina e quindi puntava tutto sulla quantità, ora sta cambiando questo paradigma andando a specializzarsi e lavorando molto sulla qualità. Per esempio, visto che siamo sempre in tema di piloti, dal 2011 è stato attuato un grande programma di riforma dell'addestramento di questi piloti e ovviamente sono andati a cercare quelli che attualmente sono il meglio sul mercato, vale a dire quelli occidentali. Non è una questione di campanilismo, ma è proprio una questione, un'osservazione pratica. Chi è che negli ultimi 40 anni ha continuato a combattere guerre aeree è stata la NATO. Se pensiamo alla stessa Cina, l'ultima guerra seria che ha combattuto è stata nel 1979 contro il Vietnam. Se consideriamo l'area dell'Indo-Pacifico, qualche istruttore potrebbe essere raccattato, scusate il termine, tra i piloti indiani e pakistani, che è una vita che si fronteggiano. I russi non è che abbiano dato grandi prova di sé durante la campagna in Ucraina, un po' per tutta una serie di motivazioni, però a livello concreto per i cinesi vale indubbiamente la pena investire sui piloti, sulle capacità occidentali. Prego, c'è una domanda fondo sala. Prego di accendere il microfono in modo che possa essere sentito anche sulla... Sì. Dunque, grazie per l'invito. Innanzitutto volevo fare una domanda all'onorevole Formentini in riferimento alla necessità che oggi noi abbiamo, no? Di fronte a uno scenario geopolitico mondiale in cui c'è un'oggettiva contrapposizione tra democrazie liberali e regimi autocratici. Quindi, riferimento al versante dell'Indo-Pacifico, quanto di accordi di Camp David ci sono stati negli Stati Uniti d'America tra l'amministrazione Biden, Corea e i massimi rappresentanti politici della Corea del Sud e del Giappone, è finalizzato, diciamo, a contenere la politica estera aggressivamente della Cina nei confronti di Taiwan? E se lei conviene con me che oggi ovviamente lo scenario dell'Indo-Pacifico rappresenta una faccia della stessa medaglia, che quindi ovviamente si creino delle connessioni anche con la crisi ucraina di recente con la vile aggressione subita dallo Stato di Israele e la giusta, no, reazione che ora sta sollevando, no? Sta sollevando all'interno delle società civili dei paesi occidentali delle divisioni che vengono poi strumentalizzate sempre per cercare, no, di creare questa contrapposizione oggettiva su cui, e io convengo con lei, oggi ci deve essere, diciamo, uno scatto di reni, no, da parte dell'opinione pubblica dei paesi occidentali, perché se noi non capiamo che siamo di fronte, no, dopo il periodo della guerra fredda a uno scenario geopolitico mondiale in cui si crea questa cesura dove noi siamo chiamati tutti a un'assunzione di responsabilità, credo che sia e quindi ecco, volevo capire un attimino noi come rappresentanti della politica italiana, che
che, ecco, che opinione abbiamo, che peraltro avete già detto rispetto, diciamo, a questa situazione che stiamo vivendo. Grazie. Sì, grazie mille per la domanda. Posso così completare il quadro. Si diceva degli accordi tra Stati Uniti e vari attori dell'Indo-Pacifico. È evidente che l'Occidente sta cercando di correre ai ripari. Abbiamo visto l'AUKUS, vediamo la nuova vitalità del Quad, vediamo anche accordi poco conosciuti come quello in materia di difesa tra Australia e Giappone, cioè tutto un intensificarsi nell'area, di un crescendo di rapporti tra coloro che si sentono minacciati dall'aggressività cinese, dalle Senkaku allo Spratly alle Paras. È evidente che molto si muove, abbiamo visto recentissimamente gli incidenti, le collisioni tra Filippine e appunto la marina cinese, cioè, però potrei citare tantissimi casi. C'è la preoccupazione del Vietnam, per esempio, che non è una democrazia, ma che è fortemente minacciato da questa assertività cinese, che va addirittura a rivendicare una propria territorialità sulle acque vietnamite, addirittura su quelle che sono le fisheries. Cioè, la Cina cerca di occupare più spazio possibile. Il grande ostacolo è Taiwan, lo sappiamo, è per quello che, siccome questo è evidente, dobbiamo però sensibilizzare la nostra opinione pubblica, che vede Taiwan e l'Indo-Pacifico come qualcosa di lontano. L'ho già detto prima, non sono affatto lontani, sono qui perché la Cina è già qui, in Italia in particolare è stata venerata, pensiamo al periodo del Covid, quando con le mascherine si è letteralmente comprata l'opinione pubblica italiana, che in quel periodo addirittura, secondo diversi sondaggi, per il 70% diceva che il nostro alleato naturale era la Cina, non gli Stati Uniti. Ecco, questo è successo, ma in anni recenti, molto recenti. Quindi, se vogliamo davvero difendere le nostre democrazie, la società aperta, non dobbiamo scordarci la lezione, oserei dire, di Karl Popper, che diceva che le democrazie vanno anche difese dagli intolleranti. E proprio gli intolleranti, se così vogliamo dire, coloro che non tollerano la democrazia, si sono saldati a livello globale, dal Venezuela all'Iran, la Cina, e vediamo oggi Hamas, no? Hamas che va in Russia da Putin, è tutto in evoluzione, ma il quadro è molto molto chiaro. Ecco, è la Cina che difende l'integrità territoriale, successo stamattina, dell'Iran in via preventiva. Questo è il quadro. Se mi consente, volevo fare, non so se è possibile, volevo fare altre due domande, un attimo, che si collegano proprio. Volevo approfittare che queste sono occasioni che non è che capitano poi, no? Avere, diciamo, degli interlocutori, insomma, di livello come voi. Quindi la seconda domanda che volevo fare è questa: quanto in riferimento a questo obiettivo incide o potrebbe incidere le vicissitudini negative che si hanno all'interno della politica americana? Faccio riferimento tra virgolette, contrapposizione che c'è tra democratici e repubblicani, dove ovviamente ci sono delle discordanze, ad esempio per quanto riguarda le iniziative di finanziamento che dovrebbero essere, no, continuate nei confronti dell'Ucraina, e soprattutto ovviamente gli eventuali esiti negativi delle elezioni politiche ci potrebbero essere nel 2024, dove ci potrebbe essere un cambio di amministrazione. Se eventualmente questa discordanza tra democratici e repubblicani può avere degli effetti negativi su questa linea di politica estera che si dovrebbe tenere. Poi un'altra domanda è quella che riguarda, quindi se lei condivide, diciamo, questa riflessione che faccio io, il riferimento ai motivi che hanno portato all'aggressione di Hamas nei confronti dello Stato di Israele, se ci potrebbe essere un'alleanza tra paesi islamici radicali finalizzata, diciamo, a compromettere quelli che erano gli esiti degli accordi di Abramo, no? con i quali Israele stava, no, dialogando con gli Emirati, con il Bahrain, con il Marocco, per cercare, insomma, di creare una politica, non dico filo-israeliana, ma diciamo, no, di convivenza tra chi sostiene, no, i valori occidentali e magari chi ovviamente abbraccia quel tipo di valori culturali. Grazie. Risponderei brevemente per non portare via tutto il tempo rimanente.
dicendo che sicuramente le vicende politiche interne degli Stati Uniti d'America avranno un riflesso, questo è evidente, anzi proprio lampante. Ma quello che noi non dobbiamo permettere è dilagare quest'idea che le democrazie siano deboli, siano confuse. Quanto è stato pompato da parte di questi attori ostili alle autocrazie il fatto che, ad esempio, ci sia voluto del tempo, verso tempi, tempi della democrazia per eleggere il nuovo speaker della Camera negli Stati Uniti. Ogni difficoltà, ogni problema delle nostre democrazie viene amplificato, no? E si cerca di far prevalere il criterio dell'efficienza su quello della libertà, della rappresentatività. Questo è il gioco della disinformazione di diversi attori stranieri. E quindi torno ancora a quello che ho detto, perché ci credo veramente, dobbiamo riscoprire l'orgoglio di essere occidentali, se no veramente la battaglia è già persa. Venendo invece agli accordi d'Abramo, gli accordi d'Abramo per me, lo dico oggi, con quello che sta succedendo, sono il futuro per il Medio Oriente, devono esserlo, perché sono l'unica via concreta diplomatica che abbiamo tra Occidente e mondo arabo, tra Israele e mondo arabo. E dico di più, l'alternativa alla via della seta lanciata nel G20 in India, quella via del cotone, IMEC, ovviamente passa da lì, e questo potrebbe rafforzare, conclusa presto questa guerra contro i terroristi di Hamas, potrebbe rafforzare i legami anche e soprattutto economici tra quel mondo e Israele e il nostro paese, perché io vedo come terminale finale di quella via proprio l'Italia, perché dal Medio Oriente poi quelle merci arriverebbero in Europa e noi, essendo protesi nel Mediterraneo, saremmo il ponte. Grazie. Non voglio allontanarmi troppo dal tema in discussione, però mi rallaccio brevemente a quello che diceva Paolo Formentini, perché noi il mese scorso abbiamo fatto una conferenza riguardo l'iniziativa dei Tre Mari, ed effettivamente una sprone che arriva non solo dagli Stati Uniti, soprattutto dal lato più repubblicano degli Stati Uniti, ma che ho riscontrato anche in Ungheria, che è uno dei paesi membri dell'iniziativa dei Tre Mari, è proprio l'idea che l'Italia dovrebbe accedere, come ha fatto di recente anche la Grecia, a questa iniziativa, anche tra le varie cose, nell'ottica di riuscire a inserirsi insieme a tutta l'iniziativa dei Tre Mari in un corridoio mediano che colleghi l'Oriente all'Europa, escludendo eventualmente la Cina e altri paesi. E questa è una visione su cui vi state interrogando, che state valutando in ambito politico? Sono tutte alternative possibili, anzi doverose, a quella che è stata l'unica via propagandata in questi anni dei commerci, dalla Cina ovviamente, la via della seta. La grande notizia è che l'Italia sta finalmente, faticosamente, per uscirne, però non basta uscirne, bisogna prefigurare anche le future vie del commercio, le vie della libertà, se così vogliamo dire. Tutto ciò però non può prescindere, qualsiasi scenario del genere, dalla difesa oggi della libertà di navigazione nell'Indo-Pacifico. Ecco, questo, se vogliamo, è il dato più importante oggi. C'è un'altra domanda a fondo sala, se non sbaglio. Buonasera, buongiorno, Emanuele Mastrangelo, Centro Studi Machiavelli. La domanda riguarda il fatto che gli Stati Uniti e anche la Gran Bretagna hanno un problema di multietnicità del loro personale, per cui hanno anche molto personale di origine cinese. L'Inghilterra recentemente ha deciso di rinunciare, per quanto riguarda la sua marina, alle forniture, per quanto riguarda le ditte esterne, di ditte con personale cinese. Però ci sono i cinesi di seconda, terza, quarta generazione, negli Stati Uniti anche quinta e sesta, che sono parte integrante delle forze armate. D'altro canto la Cina è una nazione monolitica dal punto di vista etnico,
quasi totalmente, il 98% etnia Han, il fatto che importi dei piloti occidentali può essere una opportunità dal punto di vista delle varie intelligence occidentali? Grazie della domanda. Ma sicuramente può essere un'opportunità, tant'è che dietro quello che è accaduto in Gran Bretagna vi è anche un retroscena un po' dietrologico, un po' gossip. È stato avanzato il sospetto che quella trentina di piloti britannici in realtà non fossero stati reclutati dai cinesi, ma fosse un'operazione del governo britannico per cercare di capire quante più informazioni possibili sugli aerei di ultima generazione cinese. Nel senso, questi piloti venivano spinti da Londra ad accettare questi famosi contratti o incarichi lavorativi di cui abbiamo parlato prima, e nel periodo in cui questi hanno vissuto in Cina, entrando appunto in contatto sia con le modalità di addestramento locali, perché possono essere anche, non so se definirle antiquate, comunque diverse dalle nostre, offrono comunque uno spunto per riconsiderare le proprie, sia in positivo che in negativo, e allo stesso tempo entrare in contatto con gli ultimi ritrovati della tecnica e dell'aeronautica cinese. Poi lei prima ha citato il caso della Gran Bretagna, che ha preso questa decisione di escludere, diciamo, lavoratori di origine cinese dalle sue forniture, dalla sua logistica. Anche qui il rischio concreto c'è, tant'è che è proprio degli ultimi mesi, o comunque la sentenza deve essere arrivata anche qui settimana scorsa, due settimane fa, che due marinai americani di origine cinese sono stati appunto arrestati e condannati con l'accusa di aver passato a Pechino informazioni riservate su, mi pare stavolta fossero unità navali più che attinenti all'aeronautica. Quindi sì, indubbiamente il rischio c'è anche sotto quel punto di vista. Sicuramente la questione della lealtà di alcune persone di origine straniera è stata posta di recente, anche se molto politicamente scorretta, però si è posta anche di recente, soprattutto nel periodo di massima attività dell'ISIS, quando mi ricordo si sottolineava come in Gran Bretagna ci fossero più britannici musulmani aderenti all'ISIS che arruolati nelle forze armate della loro nazione, il che ovviamente non vuol dire scatenare caccia alle streghe contro chi è, no, si citava le quinte e sesta generazione. Siamo memori di cosa successe, accadde anche negli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale con chi era di origine giapponese, però non si può ignorare che in alcuni contesti, tra cui quello italiano, l'immigrazione cinese ha un forte legame con la madrepatria, e quando dico madrepatria intendo con il governo e con le istituzioni della madrepatria, e questo può anche costituire una sulla lunga, o forse anche non solo sul lungo periodo, una minaccia alla sicurezza nazionale. Ci sono altre domande dal pubblico, altrimenti procediamo alla chiusura. Bene, vi ringrazio molto della partecipazione, vi ricordo che è disponibile una copia del dossier che si può anche trovare nel nostro sito centromachiavelli.com, si può scaricare gratuitamente. Vi invito a continuare a seguirci. Fra poco più di un mese, il 4 dicembre, si svolgerà il nostro annuale convegno Machiavelli Difesa, quindi appunto monitorate il nostro sito, iscrivetevi alla nostra newsletter per ricevere anche informazioni e invito per quello. Grazie ancora a Pietro Orizio e a Paolo Formentini e buona giornata a tutti.